Iniziata questo pomeriggio la settimana di lavoro per Piemonte e compagni, reduci dal duro derby dello Squitiere di Sarno. Agli ordini di Mister R, i calciatori, dopo il riscaldamento, hanno effettuato una partitella a campo ridotto e poi lavoro fisico con il preparatore Esposito. Non ha preso parte alla seduta Mimmo Colletto, costretto a casa dalla febbre, e si sono allenati a parte Capitan Piemonte, uscito malconcio dal derby con il Granata, Amoruso, ancora alle prese con la pubalgia, e Di Domenico, che ancora fastidio al costato. Dopo l'allenamento si sono fermati ai nostri microfoni due espulsi dal signor Loni della sezione di Cagliari, vale a dire il centrocampista camerunense Enrico Gangé e l'attaccante siciliano Salvo Cocuzza, che hanno ancora una volta ribadito che ogni partita per la Nocerina è una finale e che da qui alla fine non si modererà mai nulla. È stato un fallo, dopo che abbiamo visto, è stato purtroppo un fallo brutto che non ho fatto apposta. Coglie questa opportunità per chiedere scusa ai miei compagni, alla squadra, alla società e anche ai tifosi. Sintomo comunque che la Nocerina non vuole mollare niente, partita a Sarno giocata su ritmi agonistici davvero alti, la Nocerina non mollerà niente da qui alla fine del campionato. Certo che no, non dobbiamo mollare, perché dobbiamo cercare sempre, come aveva detto 2 settimane fa, di affrontare ogni partita come un finale per cercare un buon posto per affrontare i playoff. Quindi non dobbiamo mollare niente, dobbiamo continuare a giocare con la stessa grinta, con lo stesso spirito di gruppo. Io chiedo soltanto scusa alla squadra, al mister, alla società, perché in un momento difficile dove magari avevamo preso anche il gol del 2-1 e quindi dovevamo pensare solo a riagguantare il risultato, io sono caduto nel tranello di armonia che mi ha dato uno schiaffo e io, cioè, involontariamente, con un gesto istintivo, mi sono girato per toglierci le braccia dalla mia faccia, diciamo. Partita preparata dall'ippogrifo sotto il piano dell'agonismo, sotto il piano della cattiveria, forse per sopperire a quel gap tecnico che evidentemente ha, parlano chiaro i punti in classifica. Sì, tra noi e loro c'è un gap, diciamo, che tutti, cioè, si vede in campo, e loro l'hanno messa su questo piano perché era l'unico modo, diciamo, per ottenere qualcosa, perché giocando a calcio secondo me avremmo vinto la partita tranquillamente, però ci sono anche queste partite dove noi dobbiamo affrontare con mente serena, dove non ho fatto però ad esempio il primo io domenica. Qualcuno forse si è lamentato perché ha detto se non ci aiutiamo fra di noi. La Nocerina è andata a Sarno per vincere, sintomo che questa squadra non mollerà niente fino alla fine del campionato. Ma guarda, io ho sentito delle cose anche incredibili, perché noi, cioè, siamo andati là solo per vincere, senza regalare niente a nessuno, anche perché le due espulsioni secondo me sono anche sinonimo che magari eravamo troppo presi dalla partita, che non volevamo mollare, quindi non vogliamo regalare niente a nessuno, da qua a fine anno.